di Tontai. Era ora. L'isola del signor Tontai, Maoni. Mi raccomando, l'educazione e le buone maniere. È il matrimonio dell'anno e noi provvederemo alla sicurezza senza dare nell'occhio. Sono abiti borghesi. Non era la divisa di Natale. Il primo di voi che sgarra o che si comporta male lo mando a sculacciare canguri in Australia. Avanti così. Basta, basta, fermatevi, ho visto io. Proctor, scusa, ma hai avvertito per radio che stavamo arrivando, non è vero? Oh. Se non ci fossi tu, sei una vera sicurezza. Nascondiamoci dietro il muro. Dobbiamo distrarli, Jones. Attenti, c'è un aereo in arrivo. È così che si calmano le acque. Prendi nota, Tackleberry. Tentato attacco con spruzzo d'acqua. Ben Needy. Tu conosci questo sovversivo? Eravamo all'asilo insieme. Come te la passi, Ben? Kerry Mahoney, sei tu. Allora, qualcuno mi vuole spiegare che cosa sta succedendo qui? Lui è Ben Needy, capitano. Lavoro come giardiniere per i Tontain. Ho avuto l'ordine di tenere lontano dall'isola tutti gli ospiti indesiderati. Bene, ragazzo, hai fatto il tuo dovere. Dici dove possiamo trovare il signor Tontain. Effettivamente la situazione comporta qualche inconveniente, ma quest'isola è l'ideale per la sicurezza di Debbie. Sicurezza, signor Tontain? Era nella cassetta della posta, ve la leggo. Dovete annullare le nozze, altrimenti rapiremo Debbie. Purtroppo la lettera non lascia spazio ad equivoci di sorta. Non voglio comunque che si crei il panico. Nessuno deve sapere di voi, mi raccomando. Nemmeno Debbie deve sapere di trovarsi in pericolo. Ma non tema, signore. I miei uomini sanno essere molto discreti, anche perché sanno che cosa li aspetterebbe altrimenti. Penserò io a questa carretta! Pensi che Zed farà molti danni? Non più del solito. Sbrigatevi, non farete mai in tempo ad addobbare il salone. Sto facendo del mio meglio, signore. Mi dispiace per te, ma questo non è abbastanza. Oh. Questo è abbastanza? Ehi, sembra proprio che Tuck abbia in pugno la situazione. Nome, cognome, pronome, stato di famiglia e cittadinanza. Parlate solo se interpellati. Da questa parte, signori, muovetevi. Uno, due, uno, due. In alto quelle ginocchia, reclute. Quanta gente, come faremo a tenere d'occhio Debbie? Useremo questo. Ehi, ma è un cercapersone elettronico in miniatura. Esatto, non ci resta che piazzarlo sulla sposa senza che se ne accorga. Voi, gente ricca, amate scambiarvi doni costosi, non è vero? Conosci questo individuo, mammina? No, non credo, no, no. Donerò alla mia futura nuora, Debbie Tontain, questo medaglione d'oro che appartiene alla nostra famiglia da generazioni. Beh, anche se è un regalo di seconda mano. Come? Cosa ha detto? Io... Lo scusi, milady, se permette. Chiedo venia, sì. Ora tocca a me. Ecco a lei, signora De Bouillon. Grazie, giovanotto. Porterò subito il medaglione alla piccola Debbie. Mammina, vengo anch'io. No, Miles, è di cattivo augurio vedere la sposa prima delle nozze, lo sai bene. Ma io non ho mai visto Debbie in vita mia. Credimi, figliolo, è una fanciulla bellissima. Oh, sta arrivando qualcuno. Cosa hai detto, Seth? Capito. Signora De Bouillon. Oh, Debbie, tesoro. Ecco il mio regalo di nozze. Ti piace? Signora De Bouillon, è splendido, ma... Oh, basta con le formalità. Chiamami pure bambina. Debbie. Ben, amore.
Non puoi sposare quel bell'imbusto. Perché io ti amo, Debbie. Anch'io ti amo, ma come fare? Mio padre parla di questo matrimonio con Miles da quando ho 12 anni. Tesoro, tu non sposerai quell'uomo. George, Lenny. Che c'è, boss? Chi sono, Ben? Non temere, due persone per bene che ho assoldato per mettere in piedi la storia del rapimento. Andrà tutto bene. E così andrà tutto benissimo. Oh, tesoro, fino a tal punto tu mi ami. Già, peccato che noi si pensi che un vero rapimento sia più conveniente. Mamma, che cosa avete fatto? Il tuo vecchio scucirà un sacco di soldi per riaverti. Cos'è stato? Oh! Proveniva da qui! È chiusa! Andiamo a sfondare la porta! Idea! Cosa vuoi fare, Sam? Usare un cervo come ariete! Adesso ti sbatto la testa! Ma è Ben! Meglio chiamare Mahoney e Jones! Emergenza! E portatemi un'aspirina! Maledettamente utile di un passaggio segreto. Svegliati, Ben, svegliati! Tieni. Prova con l'acqua fredda. Grazie, ne avevo proprio bisogno. Che succede? Dov'è Debbie? Debbie è stata rapita. Hanno varcato la porta e poi l'hanno chiusa a chiave. Esiste soltanto un modo per aprire le porte. Precipitiamoci! Yahoo! Oi, 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 oi. Latte o limone, milady? No! Latte! Due fette! Perché non dovremmo usare il passaggio segreto? Perché è inutile, è un vero labirinto, ci perderemo. Non ci resta che riferire l'accaduto al signor Tontai. E anche per sogno! Nessuno dirà niente a nessuno finché non avremo ritrovato la sposa Zed! Sorveglia l'entrata! Tu, Sui Chang, farai la parte di Debbie! E voi altri seguitemi! Dobbiamo farlo, è un ordine. Filiamo di corsa. Ben fatto, Aitawa. Probabilmente sono usciti anche loro da qui. Già, e poi che direzione hanno preso? Basterà attivare il cercapersone di Debbie per saperlo. Da quella parte, ragazzi. Hop! Guido io. Oh, mamma! Preparatevi ad urlare! Proseguiamo con la fuga. Ai campi da tennis. Forza, muoviamoci! Ehi, aspettateci, ragazzi! Pronto, spicciati o li perdiamo! Agli ordini, Kaboom! Eccoli, sono laggiù! Liberate subito la ragazza! Vieni a prenderla se ci riesci! Cosa fate lì, impallati? Reagite! Batterò un servizio vincente!
tennis non è il tuo forte? Debbie, angelo mio, non ho resistito, dovevo vederti. Oh, sciocchino, cosa dici? Muoio dalla curiosità, mostrami il tuo volto, ti prego. Non posso, che porta male. Non crederai a queste frottole. Ci credo a come? Sed, aiutami. Che succede? Amore, torna indietro. Non essere così timida. Ti piace il gioco pesante, eh? Game, set e partita. Presto, sono tornati alla villa. Andiamo, Proctor. No! E adesso dove sono? Secondo il mio dispositivo, sono in cucina. Rapitori intelligenti, su questo non c'è dubbio. Il tuo piano è un disastro, non ce li scrolliamo di dosso. Risparmia il fiato per correre, Lenny. Si sono nascosti qui. Fermo dove sei, Mahoney. Prenderemo noi il merito, ma cioè sì, i rapitori. Se avremo bisogno d'aiuto, urleremo. Ma qui non c'è nessuno, capitano. Come al solito, Mahoney ci ha preso in giro. Serviti pure, amico, è tutto gratis. Sogni d'oro, piedi piatti. Stanno uscendo dalla villa, presto! Prendiamo il volo, Lenny. Stanno scappando. Con il nostro elicottero. Dobbiamo fermarli ad ogni costo. Missione compiuta. Tenetevi forte, ragazzi. È venuta un'idea! Kichi kichi ku! Sei un genio, Mahoney! Il vostro fiore all'occhiello! È imbarazzante tutto ciò! Che cosa potrebbe succedermi? Di peggio! Ma Debbie, dov'eri? La cerimonia è già iniziata. Non devi emozionarti, figlia mia. Sposarsi è più che naturale. Dobbiamo scendere. La cerimonia sarà già iniziata. Povero Switchak. Poveri noi. Vuoi tu, Debbie, prendere Miles come tuo legittimo sposo? Non ho capito la domanda. Potrebbe ripetere? Devo impedire queste nozze. La proprietaria di una Rolls Royce d'oro con portiere di platino e cerchioni di diamante ha lasciato accesi i fanali della sua macchina, si scarica la dinamo! Insomma, vuoi prendere Miles come tuo sposo oppure no? Se rispondo, che cosa vinco? Huckleberry, punta il tuo arpione bazooka sugli alberi! Affermativo! Da una prima analisi dei risultati ho fallito. Da qua ci penso io. Qualcuno si è preso gioco di me. I fanali della via Ross sono spenti. Oh, la via Ross! Ci siamo restati! Ha
Ok, Aitawa. Adesso tirali giù. Attenzione! Torre di controllo a pilota! Atterraggio d'emergenza! Filiamocela, Lenny! Non vi piace più il tennis? È finita per te, spazzatura! Lo stesso vale per te! Dov'è Debbie? Sta bene, vero? Sta dormendo come un angioletto. E come faremo a svegliarla adesso? Non allarmarti, non c'è problema. Dove sono? Che mi è successo? Ti spiegherò tutto dopo. L'importante ora è che tu sia sana e salva. Non sono ancora salva. Hai dimenticato il mio matrimonio con Miles. Oh, paparino mio, perché sei così crudele con me? Marito, è chiaro, sposa vuol dire marito, davvero non lo sapevi? Ma le nozze e le cozze sono la stessa cosa, me lo spieghi? Zed! Ma dove siete stati fino adesso? Le spiegazioni a dopo, dov'è Switchak? In chiesa a sposarsi? Oh, chissà come starò bene in abito da sposa! Oh, Ben, tesoro, temo proprio che questo sia un addio definitivo. Ragazzi, questo matrimonio non sa da fare. È così. Già, ma come impedirlo? Ma certo, avvicinatevi. Maoni ha avuto un'idea. Il modello Boom Boom è quello che ci vuole. Devi dire sì, un semplice sì. Va bene, così... Non si vede più niente, accidenti. Vado a cercarti una candela. No, ti prego, rimani qui, ho paura del buio. Che ne dici di un bacetto prima di continuare? No, no, che pessima idea, meglio di no. Siamo nelle tue mani, Tarza. Programma, comprati il programma. Tutti i particolari delle nozze completi di testi, programma. Aia! Da dove sbocchi fuori? È una lunga storia, più tardi, padre. Sì, sì, va bene. Debbie, vuoi... Sì, senza alcun dubbio. Ah, meno male. E tu, Miles, se vuoi, cioè, bene. Certo, padre, lo voglio. Bene, vi dichiaro marito e moglie e non se ne parli più. Che bellissima cerimonia. Aspettate, quell'uomo è il mio giardiniere. Debbie, le nozze sono annullate. Questo è l'uomo che dovrai sposare. Eh no, non se ne fa più niente. Debbie è troppo brutta. Non farci caso, che ne sa lui della tua bellezza interiore? Come hai osato insultare mia figlia? Non mettere mai più piede in questa casa, capito, Miles? Ci conti! Papà, ma io amo Ben. L'ho sempre amato, fin dalla prima volta che l'ho visto innaffiare l'ibiscus. Anch'io amo Debbie, signore. Eh sì, ma non aspettatevi il mio aiuto. Dovrete fare conto sulla quota mensile di Debbie. Ci toccherà stringere la cinghia, caro. Non si tratta che di $1,000,000 al mese. Ehi, vecchio Ben, non ti interessano 100,000 biglietti per il ballo della polizia? Basta con le foto, tagliamo la torta! Capitano, le sembra il modo di gustare il dessert? Maoni, ti manderò a piantare lattuga nel deserto per questo! Lei non mi farebbe mai una cosa simile, capitano. È troppo buono. Beh, più che buono, è dolce!